Al via, oggi pomeriggio, la festa della cooperazione faentina in Piazza del Popolo e in Via Castellani, mentre in piazza la festa rivolta a tutta la cittadinanza si è tradotta nel tradizionale appuntamento del Gioca Città con animazioni, giochi e spettacoli curati dalla cooperativa Caleidus con il supporto di In Cammino, nei chiostri della sede di Cof Cooperative Faenza si è analizzata una nuova prospettiva di welfare attraverso la riforma portata avanti dal Comune di Brescia in merito ai servizi ai cittadini. Il welfare è infatti il tema al centro della festa della cooperazione 2015, welfare che nel comune lombardo sta andando incontro ad una fase di coprogettazione da parte di tutti gli attori coinvolti, fatta di partecipazione, sussidiarietà e azzeramento delle gare d'appalto. Stiamo cercando di cambiare punto di vista, i punti di vista sono le cose più difficili da cambiare, nel senso che l'idea che guida l'amministrazione bresciana, ovviamente me personalmente, è che il welfare è un compito dell'amministrazione dal punto di vista dell'impostazione, della ricerca delle soluzioni, ma non è un compito operativo, diciamolo in questo modo. Per cui non è l'amministrazione che deve erogare i servizi di welfare e quindi di conseguenza acquistare prestazioni da cooperative o da altri enti per poi erogarli ai cittadini, ma deve invece mettersi nelle retrovie e fare in modo che le varie organizzazioni che operano in prima linea abbiano i rifornimenti, il sostegno anche economico ma anche organizzativo, strategico, e riescano a loro rispondere ai bisogni dei cittadini col sostegno dell'amministrazione, collaborando tra di loro. Quindi un'idea cooperativa anche nell'amministrazione, dell'amministrazione con le organizzazioni e tra le organizzazioni. Quindi un'amministrazione che non mette mai in competizione le organizzazioni, ma le invita a collaborare. Welfare al centro della festa della cooperazione 2015 di Faenza. Oggi si citerà il caso di Brescia, la riforma che si sta portando avanti, un welfare che non deve essere semplicemente una voce in un angolo dell'economia della città, ma deve far parte dell'intero piano economico della città. Certo, il welfare oggi è un'infrastruttura dello sviluppo, non è soltanto una modalità per riparare i danni dovuti alla crisi oppure al mancato sviluppo dal punto di vista economico. È una vera e propria infrastruttura nella misura in cui, e questo Brescia da questo punto di vista è paradigmatico, si attivano dei meccanismi nuovi. La logica di un welfare che genera sviluppo è un welfare in cui la pubblica amministrazione non gestisce più i servizi e basta, non redistribuisce unicamente, non attiva soltanto processi attraverso bandi e gare di redistribuzione, di efficientamento della spesa, ma proprio perché è cambiato il contesto attiva meccanismi per organizzare le reti, far coprodurre la comunità. Ecco, il welfare del futuro che attiva lo sviluppo è quello che lega la socialità e le relazioni all'erogazione dei servizi, in cui i beneficiari e le reti nel quale sono inseriti coproducono i servizi a loro destinati. Quindi l'esperienza di Brescia da questo punto di vista è molto significativa, nel senso che l'innovazione che ha portato è proprio quella di cambiare la logica, quindi superare le gare e attivare processi collaborativi fra la pubblica amministrazione e la comunità. Molte volte lo si dice questa cosa, nel senso che l'attività di concertazione è sempre stata nelle corde della pubblica amministrazione. Questa volta però l'iniziativa di Brescia è particolarmente significativa perché non si concertano soltanto le politiche, ma le si coproducono, e questa è una prospettiva assolutamente nuova. Welfare al centro della festa della cooperazione faentina. Parleremo del caso di Brescia, un welfare diverso, un welfare nuovo, un welfare non solo voce di bilancio, ma un welfare all'interno, integrato nel sistema economico della città. A Faenza è possibile? Ma a Faenza è possibile perché la cooperazione è presente da 30 anni e crea attività lavorative, risponde ai bisogni dei cittadini, ma crea anche occupazione, crea integrazione sociale fra persone magari che vengono da paesi esteri. Abbiamo avuto tempo fa anche bisogno di infermieri e abbiamo integrato loro e le loro famiglie. Poi abbiamo letto tutti i bisogni del territorio creando strutture e dando delle risposte nel sociale. Siamo a cavallo di una nuova amministrazione comunale, che cosa manca e che cosa bisognerebbe fare? Ma dire cosa manca è difficile, perché bisogna dire che l'amministrazione comunale di Faenza da sempre è stata molto attenta
ai bisogni del sociale, per cui la cooperazione insieme all'amministrazione è riuscita anche a dare delle risposte, case protette, servizi per bambini. Il problema oggi sono le risorse, per cui riuscire a trovare, mantenere le risorse che si hanno per mantenere questi standard. Poi qualcosa di nuovo si può fare, però saranno tutte piccole cose di nicchia, visto le risorse che ci sono. Federico Lega, per Faenza Web TV.